Ora che abbiamo calcolato l'intensità di questa forza, forza peso parallela, manca da calcolare l'intensità dell'altra componente, cioè la forza peso perpendicolare. Potremmo procedere come prima, cioè utilizzare una di queste relazioni di proporzionalità, cioè una di queste. Stavolta l'incognita è la forza peso perpendicolare, questa, cioè questa. Potremmo quindi utilizzare forza peso diviso L uguale forza peso perpendicolare diviso B, ignorando questa al centro. Oppure potremmo utilizzare direttamente questa finale qua, perché adesso la forza peso parallela non è più un'incognita, ma la conosciamo, l'abbiamo calcolata prima. Quindi forza peso parallela diviso H uguale forza peso perpendicolare diviso B. E ricavare o dalla prima relazione di proporzionalità o dalla seconda, ricavare la nostra incognita che è la forza peso perpendicolare. Oppure c'è un altro modo ancora, utilizzare il teorema di Pitagora applicandolo a uno di questi due triangoli rettangoli congruenti, per esempio a questo. Infatti questo è un triangolo rettangolo fatto con tre forze, la forza peso che conosciamo, la forza peso parallela che abbiamo già calcolato, 5,44 N, e la terza forza è la forza peso perpendicolare, è la nostra incognita, quindi conosciamo due dei tre lati di questo triangolo rettangolo. Possiamo ricavare il terzo, cioè la forza peso perpendicolare, con il teorema di Pitagora. Infatti, per il teorema di Pitagora, l'ipotenusa al quadrato, forza peso al quadrato, è uguale alle altre due forze elevate al quadrato e sommate, cioè la forza peso parallela al quadrato, eccola, più la forza peso perpendicolare, quest'altro cateto qui, al quadrato. Noi dobbiamo cercare la forza peso perpendicolare, quindi con la formula inversa, forza peso perpendicolare la isoliamo a destra, portiamo a sinistra forza peso parallela, la portiamo a sinistra e quindi cambia segno, e quindi abbiamo la forza peso perpendicolare al quadrato uguale forza peso quadrato meno forza peso parallela quadrato, che è il teorema di Pitagora inverso, cioè la formula inversa del teorema di Pitagora. Estraiamo la radice quadrata per trovare la forza peso perpendicolare e, come sappiamo, infatti otteniamo la radice quadrata dell'ipotenusa al quadrato meno l'altro cateto al quadrato. Andiamo a sostituire i numeri. La forza peso al quadrato, eccolo, attenzione all'unità di misura, al quadrato pure lei, meno l'altra forza, l'altro cateto al quadrato, quindi 5,44 newton al quadrato. Il risultato è circa 8,2 newton, quindi la forza peso perpendicolare è circa 8,2 newton, risultato che avremmo potuto trovare anche utilizzando le proporzioni che abbiamo detto prima. Questo risultato, 8,2 newton, è ragionevole perché intanto è minore di 9,8 newton, quindi questo cateto giustamente è più corto dell'ipotenusa. E poi anche perché, come si vede dal disegno, questo cateto, questa forza, è più lunga, più intensa di quest'altra. Infatti 8,2 newton giustamente supera 5,4 newton, che era la forza peso parallela.